bene. Per questa intitolazione della strada Don Paolo. L'abbiamo sentito nelle testimonianze degli amici, nella vostra presenza, chi era Don Paolo e la sua importanza per la nostra comunità e per la nostra crescita. Oggi con la signora Maria, che chi non era in chiesa è la sorella di Don Paolo, facciamo questa simbolica tiro del laccio. Don Paolo queste cose non li voleva, però oggi dal cielo lo faremo contento, va bene? Donacelo e Ella, ci siamo? Al tre tiriamo. Allora tutti insieme, contate voi, non tiriamo, dai. No, sincronizzati. Uno, due, tre. Pinossia è il sindaco di Guardavalle. Qual è l'eredità che lascia Don Paolo ai giovani guardavallesi oggi? Ha lasciato dei valori importanti, che sono quelli della fede, dell'onestà, della trasparenza, del rispetto delle persone. È stato sempre un sacerdote che si è fatto voler bene, e lo dimostra anche la tantissime persone che stasera hanno voluto insieme a noi e insieme alla sua famiglia ricordarlo con questa intitolazione di questa via. Don Paolo praticamente tutta questa gioventù l'ha cresciuta e adesso oggi riconoscente l'abbiamo vista qua insieme a tutti noi. È veramente un gesto importante per la nostra comunità, perché ho visto anche tanta gente che è venuta da fuori, e questo significa unione, significa anche rispetto delle regole, significa anche rispettare i nostri avi, i nostri antenati, i nostri anziani, i nostri personaggi che sicuramente hanno fatto del bene alla nostra comunità. Bisogna continuare su questa strada. Noi come giovani amministratori sicuramente abbiamo quelle direttive, abbiamo quella volontà, lo faremo, e l'intervento di quest'oggi è anche mirato a questo. Vogliamo ricordare Don Paolo Sorrenti per sempre, per noi che lo abbiamo conosciuto, ma soprattutto per i giovani, per i loro ideali che vengono sempre meno, e soprattutto per le nuove generazioni che stanno crescendo in modo, dico io, scriteriato, e quindi bisogna anche dare delle regole. Ricordare un personaggio così importante penso che servirà in futuro anche per domandarsi che sicuramente perché è stata fatta questa strada, perché è stata intitolata a un personaggio di chiesa. La chiesa in questi ultimi tempi viene criticata, ma ci sono anche dei valori importanti. Noi ci crediamo e l'abbiamo dimostrato oggi.